Sono trascorsi 10 mesi da quella tragica sera quando Davide Pavan, in sella al suo scooter, venne travolto ed ucciso da Samuel Seno, poliziotto in forza alla questura di Treviso. La procura ha chiuso le indagini e il pubblico ministero si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. Il 29enne aveva lasciato la festa del rugby paese ed aveva imboccato via Olimpia. Ad un tratto ha invaso la corsia opposta andando a investire in pieno il 17enne che aveva riaccompagnato a casa la fidanzatina. Seno all'alcol test era risultato positivo. I legali del 29enne stanno valutando i prossimi passi. Io e il collega Meneghetti stiamo valutando l'eventualità di percorrere la strada del rito alternativo, che potrebbe essere o il patteggiamento o il rito abbreviato. Adesso stiamo valutando, in questi giorni ci stiamo confrontando anche con l'interessato su questa questione. Si tratta di riti alternativi che portano ad una riduzione di pena in caso di condanna. Al termine della vicenda giudiziaria, per Seno si aprirà anche quella relativa alla Polizia di Stato. Naturalmente la disciplina del trattamento della Polizia di Stato è quella di riprendere in mano la vicenda una volta che l'aspetto penale si sarà concluso. È previsto naturalmente un procedimento amministrativo nei suoi confronti alla fine, in cui la Polizia di Stato valuterà l'esito del procedimento penale per valutare anche eventuali provvedimenti nei confronti di Seno Samuel. I legali hanno spiegato che presto scioglieranno la riserva sui riti alternativi. È questione di pochissimi giorni, anche perché purtroppo il tempo incalza, perché sappiamo che è prossima la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare, quindi è questione di pochissimi giorni. Stiamo arrivando a una conclusione qua a breve. Intanto il 29enne è seguito da uno psicologo. Lui dice sempre: io vado a letto con quel pensiero, mi sveglio con quel pensiero. E ho sempre questa tristezza per quel maledetto 8 maggio.